tattico della Juventus, un disegno possibile, un tridente con vertici che potrebbero anche essere intercambiabili, cioè un vertice principale in avanti che potrebbe essere Vieri con due giocatori leggermente alle sue spalle un po' più larghi, cioè Boxic e Del Piero, probabilmente Del Piero a sinistra e Boxic sulla destra, ma ci potrebbe essere anche l'eventualità delle due punte, in questo caso Vieri e Boxic, con Del Piero leggermente arretrato, quindi davanti alla linea dei centrocampisti. Per questo naturalmente poi dovremmo attendere quella che è la risposta del campo, ossia pochissimi minuti, perché come vedete le squadre stanno entrando sul tappeto verde delle Alpi agli ordini dell'arbitro Cesari, che dirige la sua 87esima partita in Serie A, un fischietto naturalmente affidabile, un fischietto importante per una partita importante. Tra l'altro Cesari ha debuttato proprio contro la Juventus in Serie A nel lontano ormai 1990, 16 dicembre per Juventus Cagliari, fu un 2-2, un totale che ci regala la regia di Cettina Mamoliti, ci ha scoperto ancora una volta qualche vuoto sugli spalti, soprattutto per quanto riguarda le tribune principali, affluenza maggiore invece per le due curve. Tyson Peruzzi, capitano, uomo simbolo di questa Juventus, ma soprattutto uno dei grandi segreti di Marcello Lippi, splendido condottiero di questa squadra. Qui intanto la regia mano a mano ci scopre i volti dei protagonisti, e si è parlato tanto di Cristian Vieri, una sua cessione che sembra sempre più probabile, ormai più che possibile, nel campionato spagnolo, nella Liga, l'Atletico Madrid, una trattativa ormai molto avanzata, ma lo stesso Vieri ha detto non diamo per scontato, non diamo per conclusa, una trattativa che per il momento non lo è. Per il momento io sono estremamente contento di quello che è il mio rendimento stagionale in questa Juventus, e anche aver vinto per certi versi lo scetticismo da parte della tifoseria. Giocatori importanti anche per Mutti, che ha fatto un lavoro prezioso con il Piacenza, lo sta guidando alla salvezza, ma attenzione al recupero del Cagliari, quindi si vivrà questa sfida che partirà tra pochi secondi nell'ottica del finale del campionato, soprattutto per le sfide Juventus-Parma e Piacenza-Cagliari domenica prossima, ma anche per vivere insieme le emozioni di Juventus-Piacenza, perché certo lo scudetto e la salvezza per le due squadre passano proprio attraverso il delle Alpi. Tutto pronto, facendo Cesari, allora si parte con il Piacenza che tocca il primo pallone di questo confronto. Vi ricordo rapidamente quelle che sono le formazioni: Piacenza in maglia rossa con fregi bianchi, con Taibi, Conte, Dell'Icarri, Valotti, Tramezzani, Lucci, Di Francesco, Valtolina, Luiso, Moretti e Scienza. Solita maglia naturalmente bianconera invece per la Juve, con Peruzzi, Giuliano, Tacchinardi, Deschamps, Porrini, Demas, Di Livio, Jugovic, Boxic, Del Piero e Vieri. Bisogna fare molta attenzione anche ai cartellini gialli, ci sono giocatori diffidati da una parte e dall'altra. In panchina, lo ricordo, pronto a subentrare per la Juventus Zidane, così come Lombardo, Amoruso e Conte. Due attaccanti in serbo anche per Motti, con Piovani e Tentoni, e soprattutto l'esperienza di Finn, l'ex dell'incontro, è stato recuperato per il momento soltanto per la panchina. E viene Cesari a comandare un calcio di punizione in favore del Piacenza, pochi secondi sul cronometro, naturalmente 0-0 tra Juve e Piacenza. Dovrebbe discostarsi da quello che è l'atteggiamento abituale, lo schieramento del Piacenza, cioè con il libero, in questo caso Lucci, che adesso va a impostare, leggermente staccato, e tra i difensori centrali, con Conte sulla destra. Conte che tra l'altro è reduce, Mirko Conte, dall'aver realizzato il suo primo gol in Serie A. Per il Piacenza l'out, ha conquistato Tramezzani sulla rimessa, subito la Juve, le mani di Livio, Deschamps, lascia Jugovic, posizione più centrale per lui rispetto al solito, proprio per la presenza di Del Piero, che per il momento agisce largo a sinistra con la linea dei centrocampisti. Ecco il possesso di palla, Dimash in sovrapposizione,
resiste a Di Francesco Del Piero. Ottimo poi l'anticipo da parte di Dell'Icarri, protagonista anche all'andata. Lui segnò infatti il gol del Piacenza nell'1-1 per Galleana. Per la Juve la rete di Padovano. Rapidamente vi ricordo anche i numeri, confronti diretti in Serie A sono 5. Piacenza non ha mai battuto la Juventus, 3 vittorie bianconere e 2 i pareggi nelle sfide qui a Torino, 2 ha sempre vinto la Juventus, l'ultima 2-0 lo scorso anno con gol di Conte e Ferrara. Curiosamente due giocatori assenti oggi, Ferrara lo ricordo per squalifica. Del Piero subito attaccato da Conte, viene raddoppiato, Francesco spinge il Principino, perché il fallo è su Valtolina, poi anche gesto di stizza per il ritrovato Del Piero, perché di lui si è parlato molto per quanto riguarda il rinnovo del contratto. In agguato intanto Luiso, fermato Tacchinardi. Dimash, ha intuito l'intenzione della Juve Mirko Conte. Tramezzani vince il ripallo con Porrene e si inserisce Tramezzani. Si è allargato Scienza e il cross avviene però quando il pallone ha già varcato la linea bianca, primo piano di Jugovic, pallone già rimesso dalla Juventus. Beppe Scienza, per un attimo l'abbiamo visto, rientra anche lui dopo l'assenza di Domenica. Ieri Di Livio, Boxic va in 1-1 con Dell'Icarri, poi rientra a partire il cross. Vieri presso di lui, ha provato ad allentare la pressione di Piacenza, ma subito la Juve si ripropone con Del Piero. Ora gira palla a centrocampo. Ieri cerca spazio. Sinistro secco il suo. Alen Boxic colto nell'azione precedente. Questo è il primo piano invece di Vieri, autore del tiro. 23 anni, stagione da sogno per lui, la nazionale, gol in azzurro, ma soprattutto un percorso da protagonista in una Juventus di vertice in Italia, ma anche e soprattutto in Europa. Giuliano, posizione da centrale per lui, coppia inedita, come ricordavano i giornali, i due hanno giocato insieme solo in questa posizione qualche minuto nella partita qui al Delle Alpi contro il Verona. Chiuso Boxic da Mirko Conte. Palotti perde palla anche lui, il Piacenza la riconquista. Scontro duro ma regolare secondo l'arbitro e poi fuori gioco, inutile questa conclusione di Vieri. Si era alzata già la bandierina del collaboratore del signor Cesari, 6 minuti e mezzo sul cronometro. 0-0 ancora tra Juventus e Piacenza. Jugovic in profondità, trova Vieri che però è già oltre la linea dei difensori della squadra di Mutti. Butta via ancora il pallone il Piacenza. Torrini con le mani. Vieri cerca spazio. Boxic anticipato da Taibi. Lucci evita Del Piero. Arriva il pallone destinato a Valtolina, l'intervento di Dimash.
dalla parte opposta, la Juventus. Di Livio va incontro, gioca di Spondavieri. Ancora Di Livio, imbeccato da Deschamps. Parte il cross in area a seguire per l'inserimento di Del Piero, mentre il tabellone luminoso qui dello stadio ha riportato il vantaggio del Parma, ammutolendo completamente i tifosi della Juventus. Deschamps era spezzata la trama per Del Piero, prova la triangolazione il Piacenza, non riesce, ma recupera palla ancora la squadra di Mutti. Scienza, fermato Valtolina da Dimash, poi Giuliano, attaccato proprio da Valtolina, più largo c'è Luiso. Dimash, Jugovic indietro ancora per Giuliano, che taglia il campo, riparte ancora dalla fascia destra la Juventus. Boxic chiude di prima, Deschamps in profondità, Vieri, il pallone è uscito, la rimessa è del Piacenza. Sta presidiando molto bene la fascia sinistra Tramezzani, giocatore d'esperienza, qualcuno ricorderà un anno anche con la maglia dell'Inter. Valtolina molto attivo qui in lotta con Jugovic, che lo chiude. L'out è della Juventus, le mani del Piero, e si riparte da tacchi nerdi. Porrini, Deschamps, c'è un barco sulla sinistra, allora ecco Dimash, va in sovrapposizione dopo aver lasciato a Del Piero, non chiude però il triangolo lungo, intervento di Di Francesco. Ecco qui Di Francesco, evita in bello stile un paio di giocatori bianconeri, poi però suo suggerimento finisce direttamente in out. Ci stiamo avvicinando al decimo del primo tempo, al Delle Alpi, è sempre 0-0 tra Juventus e Piacenza. Ancora un lancio, il pallone che torna a Jugovic, nuovamente fallo laterale, Dimash con le mani. Fino a questo momento la Juventus sta giocando, cercando di sfruttare al meglio la sponda dei due uomini più avanzati, cioè Boxic e Vieri, tentando di favorire o un lancio immediato o l'inserimento di un centrocampista. Entrambe le cose però fino a questo momento non hanno messo in difficoltà un Piacenza ottimamente messo in campo. Scienza, Tramezzani, chiede il dai, vai, lo ottiene. Voleva il lancio, torna in possesso del pallone. Sponda di Luiso. Fuori gioco, segnalato, l'arbitro fa cenno di aver visto, ma si può proseguire. Buon lavoro di Boxic. Sinistra per Del Piero, poi va a sistemarsi in avanti. A sinistra anche Jugovic, tiene palla, il principino. Poi si appoggia Di Livio. Per cercare Del Piero. E Juventus che guadagna la rimessa laterale, già effettuata da Di Livio. Del Piero, altro out, sempre in zona d'attacco per i bianconeri. Solito scambio, Di Livio, Del Piero non riesce, l'arbitro vede una spinta però di Di Francesco, che si sta occupando stabilmente di Del Piero, lo ha seguito anche dalla parte opposta. Vediamo il contatto, l'arbitro che era comunque un po' distante non ha però avuto dubbi. Sarà Del Piero citato a gran voce dal pubblico a battere due uomini in barriera per Taibi. Parte il cross lungo sul secondo palo, c'è la torre, prova Jugovic, destro al volo, un pallone altissimo, buon tiratore Jugovic, anche per lui inevitabili indiscrezione di mercato,
e che la sua sembra sentire i soliti ben informati. Una trattativa abbastanza avanzata con la Lazio. Pedina fondamentale quest'anno per Marcello Lippi. Jugovic c'è da valutare, però anche l'importanza del recupero capitan Conte fino a questo momento parziale, ma naturalmente a partire dal prossimo anno sarà completo un Conte sempre indicato da Lippi come uomo importante per bilanciare i reparti. Non a caso ha spesso ricordato il tecnico di aver cambiato completamente schemi abbandonando il tridente proprio dopo l'infortunio di Conte nel corso di nazionale. Ancora Del Piero, prova a saltare l'uomo e Lucci questa volta, cross di Livio, troppo alto anche per Vieri. Arriva Dimash, Deschamps, pronto il cross effettuato dal portoghese, pallone che filtra, è quasi sorpreso Del Piero, il pallone è riuscito a filtrare, l'arbitro indica tra le proteste dei giocatori della Piacenza un calcio d'angolo, e ha ragione, perché l'ultimo a toccare probabilmente è stato Dell'Icarri. Dalla bandierina Del Piero, fate corto questa volta. Moretti, Di Francesco, ancora Moretti, anticipo di Tacchinardi, altro fallo avvisato da Cesari, entrata su Del Piero, punizione alla battuta di Livio. Porrini sbaglia l'appoggio, allontana Tramezzani, però un pallone al limite, Del Piero sul destro, cross anche deviato, era una buona opportunità, il pallone ha preso una strana traiettoria perché il cross di Del Piero è stato contenuto, l'impatto con l'avversario ha rallentato il pallone, stava per intervenire Vieri, insiste la Juve, altro cross basso questa volta e sarà calcio d'angolo. Un po' alle corde adesso il Piacenza, pungolata dai risultati dagli altri campi, la Juventus si sta gettando all'assalto della porta di Taibi, che fino a questo momento però non ha dovuto compiere nessun intervento di rilievo. I minuti sono 15 e il punteggio è sempre di 0-0. Sono ben 6 giocatori della Juve nell'area avversaria, Taibi con i pugni e c'è la traversa scheggiata da Deschamps, che ha visto benissimo avanzato il portiere del Piacenza, e del controllo, tocco sotto di stampo sudamericano al pallone che pizzica la parte superiore della traversa, fa tremare i legni della porta di Taibi. Adesso può andare al rinvio, è corto però, attenzione a Del Piero, l'uomo più avanzato è Vieri, arriva anche Boxic, solo rimessa laterale però per la Juve. Interviene ancora Cesari, questa volta sembra che il calcio di punizione sia per il Piacenza, anzi no, soltanto rimessa, la squadra di Mutti molto aggressiva però anche in fase di contenimento la Juventus. Luiso non riesce alla sua sponda, in anticipo Dell'Icarri, è andato a chiudere su Boxic. Di organizzare il gioco da dietro Tacchinardi, grandi gesti per i compagni. Del Piero, troppo lungo questo suo suggerimento, imprendibile per Dimash che sta rientrando. Marques, Teixeira, Manuel Dimash, arrivato, stagione iniziata dal
Benfica, prime esperienze, Accademica Coimbra e Estrella Amadora, Vittorio Guimarães, 3 anni nel Benfica, uno vissuto solo a metà, cioè quello in corso, e questa è la sua 14ª partita nel campionato italiano. Lucci, buona guardia, si affida ancora al rinvio di Taibi. Di Livio, il solito Deschamps, va in slalom, lo aiuta Jugovic, evita anche Di Francesco. Vieri chiama ancora Dimash, ecco il cross troppo lungo anche per Boxic, Delicari mette fuori. Prova ad arpionare il pallone Valtolina, Luiso, Moretti. Luiso scienza nel suo inserimento. E Conte ancora all'indietro per Taibi. Jugovic non riesce a prolungare Vieri, si allarga per Di Francesco. Però Luiso, autore di un altro splendido gol, seconda gemma, fuori gioco di Valtolina, seconda gemma stagionale con l'Atalanta, anche per importanza dopo quella meravigliosa cartolina che ha fatto il giro del mondo, cioè il gol contro il Milan. Ha regalato una vittoria storica al Piacenza, ha inguaiato Tabares, però al tempo stesso è stato l'inizio di un periodo negativo poi per lo stesso Luiso e per tutto il Piacenza di Capitan Lucci. Scuola Roma. Ennesimo rinvio di Taibi. Compito duro questa sera per Luiso, deve vedersela quasi da solo contro tutta la difesa della Juve. Fermato Boxic, Moretti, lascia lì per Tramezzani. Di Livio attaccato proprio da Tramezzani, resiste, colpo di tacco. Porrini va al lancio. Questo preziosismo anche a Vieri. La collaborazione di Di Livio, poi cambia tutto Deschamps. Non aggancia però, nonostante il tentativo in acrobazia del Piero. Reduce, lo ricordo, dallo strappo al flessore della coscia destra. Molta prudenza per il suo recupero. Molta saggezza per la Juventus. Lippi non ha voluto accelerare i tempi della ripresa agonistica del Piero. L'uomo ha detto troppo importante per rischiare di perderlo ancora, ma soprattutto posso permettermi, aveva detto qualche settimana fa, di aspettare ancora un po' prima di rilanciare del Piero, perché è a mia disposizione, nonostante i molti infortuni, qui bisogna ricordare anche quelli di Padovano, di Torricelli, di Pessotto, oggi si è aggiunto anche Montero per il problema alla caviglia, diciamo comunque una rosa di primissimo livello che lui però ha saputo gestire in una maniera migliore, impiegando poi giocatori anche in ruoli diversi, ottenendo poi sempre il massimo. Tramezzani sul pallone, accanto a lui Moretti, il cross è di Tramezzani nel mucchio, sarà calcio d'angolo. Guardia attenta quella sul Toro, Pasquale Luiso. Primo corner anche per il Piacenza, che non si ricorda la nostra grafica. I minuti sono quasi 22 nel primo tempo, sempre il risultato di 0-0. Spazio Valtolina! Ed è un brivido per Peruzzi. Si pensa ad un cross, invece è un sinistro tagliato. Era comunque sulla traiettoria del capitano bianconero. Buona iniziativa del Piacenza, che dimostra con i fatti quelle che erano state le dichiarazioni di Mutti sino al pomeriggio, cioè di una squadra rispettosa sì, molto attenta tatticamente, pronta ad ottenere il massimo da questa partita.
Piacenza che da qui alla fine del campionato vedrà le sue speranze salvezza misurarsi oggi qui a Torino con la Juventus. Poi la sfida in cui, come hanno indicato anche il tecnico, i dirigenti, i stessi giocatori del Piacenza, con il Cagliari si deciderà tutto domenica prossima. Il Piacenza avrà il vantaggio del campo, ultime due partite poi a Udine e in casa con il Perugia. Ancora il Piacenza che gestisce palla, lo fa con Moretti, gran rilancio di Lucci, apertura decisa, Tramezzani, cross volante, Cacchinardi allontanato, Vieri pedinato da Mirko Conte, lascia Jugovic, immediata la pennellata per Del Piero, grande controllo Del Piero in area, va giù ed è rimessa dal fondo, neanche calcio d'angolo. L'impressione che Del Piero abbia un po' cercato il contatto con Di Francesco, qui ci sono molti giocatori purtroppo che ci impallano. La visione del replay, vediamo quest'altro, allarga in effetti un po' il braccio Di Francesco. L'impressione che probabilmente abbia avuto ragione l'arbitro. Mischia a centrocampo, Jugovic allarga. Mentre qui le condizioni climatiche stanno peggiorando a Torino, si è alzato un vento che sta portando nuvole nere, cariche di pioggia. Non è escluso che tra qualche istante potrebbe iniziare anche a piovere. Alterando naturalmente quelle che sono poi le condizioni agonistiche pratiche del terreno di gioco. Ancora sballato il rinvio di Taibi sotto pressione. Dimas. Gioco 2 ancora con Del Piero. Vede l'inserimento di Jugovic, fermato con molta calma all'ingresso dell'area di rigore. Valotti, poi Moretti. Viene a seguire Valtolina, Luiso. Ha toccato il pallone sul tentativo di rinvio di Giuliano. Una carambolata però nella zona di Peruzzi, Juventus che già riparte con Deschamps. Meno di 20 minuti alla fine del primo tempo. Tutto sempre di 0-0 con Juventus che gestisce la gara. Colpito anche una traversa con Deschamps. In quel momento sembra faticare a trovare i ritmi giusti, soprattutto gli schemi per liberare gli uomini in avanti, con una Piacenza molto accorto dietro. Di Livio, solito duello con Tramezzani, si accentra, mette un pallone a seguire, Lucci spazza, poi l'attivissimo Battolina muove tantissimo. Calma Tacchinardi, Giuliano, cresce anche l'incitamento del pubblico, sale Porrini, si propone in avanti ma la Juventus perde palla per l'anticipo di Dellicarri, sponda di Luiso, lancio di Moretti, lo scatto di Valtolina, va in chiusura, decisa Giuliano, il pallone resta lì perché va a carambolare sulla bandierina ed è giocabile per la Juventus. La decisione di Giuliano che di spalla tocca anche Valtolina, anche in questo caso l'arbitro Sottolino giustamente ha lasciato proseguire. Dimash, Del Piero prova anche lui ad accentrarsi, il cross attraversa tutto lo specchio della porta di Taibi nell'area piccola ma in ritardo, questa volta l'appuntamento col pallone Vieri. Ha seguito lo spunto di Boxic. Di Francesco, d'esterno. Luiso. Avanti per Di Francesco, questa volta è lui a liberarsi in posizione offensiva. In area Luiso, arriva a rimorchio anche Valtolina, il cross è lungo. Anticipo aereo di Porrini, poi di Livio. L'arbitro sanziona la spinta
di Vieri ai danni di Mirko Conte. Non molto convinto Vieri, adesso a colloquio anche con Lippi, che sembra aver dato delle varianti tattiche ai suoi giocatori del reparto offensivo. Il lancio del Piero è al centro, Boxic manca la conclusione di sinistro, non è finita però, lui che recupera, c'è un corpo a corpo, è un calcio di punizione, ha segnato per il fallo di Balotti alla Juventus. Grande gladiatore di Didier Deschamps, caparbiamente a recuperare il pallone. La prima volta la difesa del Piacenza si è fatta trovare leggermente aperta. Pubblico in bocca del Piero, c'è anche Jugovic sul pallone, maniera nutrita, predisposta da Taibi. È una zona che potrebbe essere favorevole alle doti balistiche di entrambi. Sembra del Piero l'incaricato, è lui che prova il pallone con Taibi immobile, esce alla destra del portiere, ha pattezzato fuori il pallone Max Taibi, è uscito di pochissimo. Che rischio che ha corso Taibi, 12 presenze in nazionale, ci ricorda la nostra grafica per il principino del Piero, che esordì contro l'Estonia. Chinardi, anticipato Luiso, Vieri, ancora lui a giocare di sponda, Jugovic, Del Piero, inserito in avanti anche Deschamps, pallone non filtra, ancora un ottimo anticipo, questa volta di Di Francesco, molto attenti, molto concentrati i giocatori del Piacenza, stanno giocando con straordinario ordine tattico ed è esattamente quello che Mutti ha proclamato alla vigilia. Fallo questa volta su Di Livio, ha messo Tramezzani, si è aiutato anche con le mani, scocca in questo istante la mezz'ora del primo tempo e la Juve non riesce ancora a sbloccare il risultato. Porta palla Boxic, Di Livio si allarga, Boxic è lui che riceve, il rimpallo lo sfavorisce però, è lui l'ultimo a toccare, ha ragione il guardalinee, la rimessa è del Piacenza, non è convinto Alen Boxic, ha rimesso Tramezzani, si è cambiato con Delli Carri, suo poi il lancio, Luiso va ad incontrarlo, Scienza, Moretti, Luiso, c'è un fallo, ha commesso Tacchinardi che alza la gamba, era stato saltato da Luiso. E Tacchinardi è uno di quei giocatori che deve fare attenzione perché è nell'elenco dei diffidati. In barriera per Peruzzi, ce ne sono 4 in area invece del Piacenza, sarà probabilmente ancora Tramezzani a battere e così è lui a scodellare al centro, attende lì sulla linea di porta il pallone Peruzzi, senza problemi lo raccoglie, aveva provato Scienza, altro buon tiratore, botta al volo di leggero collo esterno destro per l'ex giocatore del Torino oltre che del Venezia, ma naturalmente questa sera la sua ex anima è Granata, tra l'altro lui tifoso Granata, dichiarato sarà una spinta in più per il bravo centrocampista di Mutti. Dimas, Jugovic fa incontro e poi si allarga Del Piero, Deschamps indietreggia adesso la Juventus, pressing accennato dal Piacenza, Deschamps,
Dimash, Del Piero, non si chiude il triangolo, recuperato, palla la Juventus, proprio con Del Piero, serie di finte, gira il pallone che però esce oltre la linea bianca. Applausi per l'impegno di Alex Del Piero, vuol dimostrare di aver recuperato la condizione ottimale in vista proprio degli appuntamenti importanti. Ecco Beppe Scienza, figlio d'arte, suo papà ha giocato anche se a livelli più bassi con il Novara, lui proprio con la maglia granata però della primavera, vince il torneo Viareggio ed anche un titolo assoluto. Giuliana sotto pressione sbaglia ad impostare Del Piero, dopo il tocco di Jugovic gli sradica il pallone di Francesco che poi riparte, slalom chiuso subito da Dimash. Del Piero attaccato da dietro, guadagna la rimessa laterale, 33 minuti e mezzo il primo tempo, sempre 0-0 tra Juventus e Piacenza. Adesso è Balotti che si sta occupando di Del Piero. Attenzione a Jugovic, vuole triangolo, non riesce a chiuderlo Boxic, mentre intanto ci sono fulmini sul cielo delle Alpi, un po' meno in campo, gioia dei tifosi del Piacenza, l'annuncio del pareggio della Fiorentina a Cagliari. Naturalmente poi questa sfida, come vi dicevo, si svolge anche con un orecchio attento alla radiolina per capire che cosa accade soprattutto a Parma e a Cagliari. L'urlo "resteremo in Serie A" da parte dei tifosi del Piacenza, saranno quasi un migliaio giunti sino qui a Torino. Il recupero di Luiso, Tramezzani, Moretti, una finta, evita Di Livio, lascia correre il pallone Valtolina, era scattato però Tramezzani, perde l'opportunità il Piacenza. Deschamps, suo questa volta il lancio. Boxic accenna una delle sue azioni travolgenti, è lungo però il suo rilancio. Contro cross che termina direttamente sul fondo, c'è stata però forse una deviazione perché l'arbitro e il guardaline indicano il calcio d'angolo. Così è sul insistito dribbling di Vieri, anche lui in grandi condizioni fisiche. Delusione ora per il gol di Dario Silva, complica ancora la situazione del Piacenza, deve anche guardarsi da questo corner della Juve. Deschamps al limite, cerca spazio, poi allarga, ecco il cross nel mucchio, traversa ancora la seconda, colta dalla Juventus, colpo di testa di Giuliano, pallone che si è stampato netto sulla trasversale, non ci arriva Vieri, immobile ancora una volta Taibi, buono lo stacco, gira il pallone Giuliano, non è fortunato, battuto il corner, ce ne sarà probabilmente un altro, lo reclamavano i giocatori della Juventus, non lo concede però Cesari. Meno di 10 minuti adesso alla fine del primo tempo, sempre 0-0, anche un po' di sfortuna per la Juventus che preme, sì, lo fa con determinazione, lo fa con convinzione, non è però la Juventus brillante eravamo soliti vedere nelle prime apparizioni di questo campionato, i primi tre quarti della stagione. Almeno questa sera sembra avvertire il peso degli impegni importanti, il peso delle assenze naturalmente, e anche l'ottima predisposizione di un buon Piacenza che sta recitando il suo ruolo. Intanto continuano gli sguardi preoccupati al tabellone luminoso dei tifosi, ma a questo punto anche della panchina del Piacenza, per le notizie che arrivano dal Sant'Elia. Valotti, Dell'Icarri, intervento deciso, anche sospetto, ai danni di Di Francesco che resta a terra. Valotti dovrebbe mettere il pallone in fallo laterale perché c'è un uomo del Piacenza a terra,
E infatti alla fine Moretti che si decide, cerca il pallone Dimas ma commette fallo su Di Francesco. L'intenzione era l'intervento in anticipo in scivolata, però ha nettamente colpito l'uomo. Adesso Di Francesco sta chiedendo anche al guardalinea, mentre il gioco riprende. Lui non sembra al 100% della condizione, ancora in piedi ma piegato in due. Si riparte comunque, riprende ora il suo posto anche Di Francesco, altro uomo mercato. Lui sembra si sia già accordato con la Roma. Dimas va in verticale, restituisce il pallone Vieri. Di Livio cerca spazio per il suo sinistro, non guadagna metri la Juventus, non trova neanche molte opportunità per il tiro. Deschamps ricostruisce pazientemente per Dimas. Del Piero, pedinato sempre da Di Francesco, va in raddoppio anche Valtolina. Dimas suggerisce il triangolo, lo ottiene, immediato il cross per Vieri. Jugovic si gira, c'era però Lucci a chiuderlo. Molto affollata l'area di Taibi, per il momento la Juventus non ha trovato la chiave per scardinarla. Ora si propone Giuliano con grande autorità e guadagna calcio d'angolo. Molto bravo Marc Giuliano, grande stagione, forse in attesa a questi livelli, ma ha meritato tutte le presenze che ha ottenuto a tutti i livelli. Deschamps, con una manovra esterna per la Juventus, il cross basso, alla fine la lontana Moretti. Prova a scattare e lo fa Tramezzani, c'è superiorità numerica per il Piacenza, si apre un varco tu per tu con Peruzzi, ancora un miracolo di Tyson Peruzzi. Quando la difesa della Juventus si è completamente aperta, si è disinteressata dell'uomo che portava il pallone, e ci è voluto l'ennesimo miracolo di un grande portiere come Peruzzi. Dalla parte opposta Dell'Icarri ad anticipare Boxic. E poi Tramezzani butta un pallone a seguire che ancora una volta Peruzzi controlla, si guarda intorno, ha spazio per il sinistro, lo prova. Ha eretto però il solito muro Peruzzi, molto bravo, ma questa volta la Juventus ha rischiato grosso. C'era sì superiorità numerica per il Piacenza, nessuno è andato sul portatore di palla, hanno aperto un varco, tra l'altro centrale, non era troppo periferica la posizione di Tramezzani, è andata bene alla Juve, un plauso anche a un Piacenza che come vi dicevo è ben messo in campo, contiene bene ma non sta certo a guardare, non sta facendo barricate al Dele Alpi, sta giocando la sua partita con molto ordine. Moretti, chiamata Scienza. Perde palla ancora la Juventus, allora avanza Di Francesco, Valtolina, in avanti c'è Luiso ma anche la bandierina del guardalinee. Inutile questa conclusione, questa rete, mentre Luiso indica simpaticamente al guardalinee che eravamo lì, e invece mi sembrava che la posizione di fuorigioco fosse abbastanza netta, mentre dall'immagine di prima avete visto che comincia a piovere con decisione, era facile preventivarlo visto lo scenario che si stava proponendo proprio sopra il Delle Alpi. Giornata di sole splendida, ma in pochi secondi sono arrivate delle nuvole cariche che adesso stanno lasciando il segno sulle Delle Alpi. Altro uomo a terra e nuovamente Piacenza mette il pallone in fallo laterale per permettere i soccorsi a Paltolina. Fa
Fabian Valtolina, che sta giocando un'ottima partita, si muove da una parte all'altra del campo, spallata di Jugovic, un bodycheck quasi hockeyistico, ed eccolo il diluvio su Torino. Si è rialzato intanto Valtolina, scuola Milan, è venuto dalla primavera dei rossoneri, poi ha conquistato la Serie A con una promozione con la maglia del Bologna. Il rinvio di Taibi, siamo entrati già negli ultimi due minuti del primo tempo, sempre 0-0 tra Juventus, che ha colpito due volte la traversa di Taibi, e Piacenza, che ha avuto un'occasione straordinaria con Travezzani. Del Piero, largo al centro Boxic, naturalmente Vieri mette tutti d'accordo, Mirko Conte. Altra opportunità del contropiede per il Piacenza, affidata a Valtolina, studia la disposizione dei compagni in scivolata, perfetto l'intervento di Deschamps, che poi però si dimentica il pallone. Ancora Valtolina, Deschamps su di lui, anche Giuliano in raddoppio, si libera del pallone con l'aiuto di Dimas. Jugovic, evidente schierato in avanti, adesso con Del Piero a sinistra, Boxic centrale, Vieri sulla destra. Lancio di Jugovic, è proprio Vieri che andava in diagonale, ha terminato in posizione irregolare. Fatica molto questa sera la Juventus, partita tatticamente e psicologicamente difficile. Siamo già entrati nell'ultimo minuto, il punteggio è di 0-0. La Juventus ha fatto obiettivamente qualcosa di più in questo primo tempo, ha avuto più opportunità, ha tenuto maggiormente il possesso palla, ha cercato di più il gioco offensivo. Ma un plauso anche al Piacenza, il risultato di parità. La squadra di Mutti lo sta meritando con una buona disposizione in campo. Mentre adesso è proprio un diluvio quello su Torino. Quando il Piacenza ha guadagnato ancora un calcio di punizione. Rubate Lucci. Sbaglia l'apertura. Di Livio. Un minuto di recupero facendo il quarto uomo, poi tutti a ripararsi negli spogliatoi, anche molti fotografi hanno cercato riparo abbandonando le loro postazioni. È un diluvio in questo momento sul delle Alpi, questo potrebbe anche facilitare in qualche modo il compito del Piacenza, che delle due squadre è quella sicuramente meno tecnica e quella che ha più vantaggio che il campo si appesantisca, come accade poi sempre tutte le squadre che debbono difendersi. Poi in avanti però il Piacenza nell'area piccola, Peruzzi raccoglie cercando Luzzo, ancora molto bravo Fabian Valtolina. Deschamps, potrebbe essere, anzi dovrebbe essere l'ultima azione del primo tempo. Boxic appostato al centro, anticipato Vieri, riesce però a toccare per Del Piero. Jugovic e blocca l'azione offensiva della Juventus. Cesari indica chiaramente il cronometro, perché protestate facendo ai giocatori della Juventus, si era detto un minuto di recupero, esattamente un minuto dopo il 45esimo Cesari manda le squadre negli spogliatoi. Ritornano i due team sullo 0-0, un risultato che va stretto alla Juventus, ha provato di più la via del gol, ha colto la squadra di Lippi due volte la traversa di un Taibi, che peraltro non ha poi dovuto compiere nessun intervento miracoloso, cosa che invece ha dovuto fare Peruzzi dalla parte opposta per fermare un contropiede in superiorità numerica di un Piacenza, ripeto, ben messo in campo, non sta soffrendo poi più di tanto nonostante la
la decisione di schierare il tridente da parte di Lippi. È un tridente che fatica a trovare i rapporti, le geometrie giuste, e chissà che poi Lippi adesso non decida di cambiare nuovamente le carte per il secondo tempo. È una Juventus che sta faticando molto, buona volontà, certo pesa anche il risultato che arriva da Parma. Vedremo la Juventus che cosa riuscirà ad organizzare per il secondo tempo. Per il momento le squadre negli spogliatoi sullo 0-0, piccolo time out per noi, torneremo naturalmente tra pochissimo al Dele Alpi. L'andamento dei primi 45 minuti di gioco in qualche modo consigliava un rimescolamento delle carte proprio nel reparto avanzato per la Juventus. Un tridente, nonostante l'impegno di Vieri e soprattutto di un dinamico Del Piero, non aveva convinto molto. Adesso entra anche Zidane, quindi probabilmente si torna all'antico. Non vedo per il momento Del Piero, non c'è neanche Boxic. Si torna allo schieramento classico della Juventus, quindi con Vieri, Amoruso davanti di punta, Di Livio largo sulla destra, Zidane nella linea dei quattro centrocampisti, che quindi va a ricomporsi da destra verso sinistra. Zidane, Deschamps, Di Livio, Deschamps, Zidane e Jugovic, che dovrebbe riportarsi largo sulla fascia sinistra. Sarà la Juventus a toccare il primo pallone di questo secondo tempo. Si riparte dallo 0-0. Ha cambiato tutto, ha cambiato molto Marcello Lippi in questa ripresa che va ad incominciare. Piove, ma un po' meno adesso su Torino. Due cambi quindi per la Juventus: fuori Boxic e Del Piero, dentro Zidane e Amoruso. Non mi sembra di rilevare invece nessun avvicendamento in casa Piacenza, ma vediamo ancora qualche istante. Intanto Juventus che si proietta subito in avanti, è una trattenuta e la punizione è in favore del Piacenza. Il fallo di Zinedine Zidane, ottima stagione anche per Zizou, tanto buona che se la Juventus dovesse decidere, ma le affermazioni da parte dei dirigenti in questo senso sembrano assolutamente contrarie, di rispondere negativamente a una sorta di ultimatum che è stato dato dal manager, dal procuratore di Del Piero, cioè Pasqualene, di rifirmare subito un rinnovo del contratto entro fine mese o mai più. Un contratto che però, ha ragione poi la Juventus a sottolinearlo, Del Piero ha siglato a tutto il 2000. Se ciò non accadrà, la Juventus potrebbe anche decidere di cedere in Inghilterra Del Piero. Ampie assicurazioni contrarie in questo senso, ma se ciò dovesse accadere è proprio anche per colpa, detto ovviamente tra virgolette, del grande campionato di Zidane. Juventus in avanti, Amoruso cerca spazio, prova, c'è la deviazione e sarà calcio d'angolo. Si presenta subito in area Nicky Dinamite, allarga il suo sinistro, colpisce scivolando, c'è la deviazione ed è calcio d'angolo. Ancora una volta sembrato un po' fermo Taibi, disturbato anche dalla deviazione di un suo compagno, rivelatasi peraltro provvidenziale. Ha deviato il pallone in corner, primo di questa ripresa in favore della Juve. Va tutto nel mucchio, un brivido per Taibi, il pallone ha attraversato tutto lo specchio della porta, si è gettato a valanga Giuliano, che adesso è aiutato da tramezzare a rialzarsi. Jugovic dalla bandierina, arrivano tutti in ritardo, lascia passare il pallone Amoruso, probabilmente ha chiamato l'intervento Giuliano, che però non è riuscito nel tap-in. Giuliano è arrivato dalla Salernitana e ha dimostrato di non avvertire assolutamente il cambio, ed è stato un cambio notevole per lui di categoria. Dimash in avanti, Vieri controlla, prolunga per Jugovic che filtra, appoggia ancora verso Vieri, spazza Scienza la sua area di rigore. Si è lamentato Di Francesco per la maniera in cui Jugovic è sgusciato via, facendo appello a tutto il suo mestiere. Proprio Di Francesco tocca il cross di Dimash, Zidane allarga per Di Livio, Taibi di pugno allontana, Di Livio ripropone, Lucci allontana, sempre su Di Livio però, aumenta la pressione la Juve. Fa partire il cross
colpo di testa di Delli Carri, riesce solo ad allontanare e nulla più il Piacenza. Giuliano ributta nel mucchio, Zidane si allarga, Zidane cerca spazio per un cross però sul secondo palo, e adesso fa paura la Juventus con l'ingresso di Zidane e di Amoruso proprio su questo asse, l'ultima opportunità che stiamo rivedendo è stato anticipato da Delli Carri, appostato sul secondo palo Amoruso, altro corner, secondo della ripresa per i bianconeri. Valtolina non riesce ad allontanare, Jugovic gli chiudono la porta in faccia per il tiro, i giocatori del Piacenza che poi ripartono ancora una volta, superiorità numerica di Francesco, porta palla, lo recupera Dimas ed è ottimo l'intervento del portoghese, tutti gli applausi dei tifosi bianconeri in questo momento sono per lui. Deschamps prende vita adesso la gara, Jugovic scambiano posizione, Amoruso e Vieri, spazio per Jugovic in area, si allarga troppo però. Zidane appoggia Deschamps, destro, Taibi di pugno allontana, c'è però un fuorigioco segnalato dal guardalinea, rilevato dall'arbitro. 4 minuti e mezzo nel secondo tempo, partita totalmente differente, d'altronde l'obbligo arriva dal tabellone luminoso che sta portando le notizie da una parte e dall'altra però, sia da Cagliari che da Parma. Non è sfuggito all'occhio della nostra attenta regia l'intervento di Dimas, in bello stile soprattutto con grande tempismo. Preme la Juve con le mani, Jugovic va incontro Zidane, Dimas attaccato, Deschamps riallarga, ora attacchi Nardi, Vieri, pallone in profondità, Jugovic elude Taibi ed è il gol, passa in vantaggio, è Zidane l'autore del gol, passa in vantaggio la Juventus al 5° minuto e mezzo del secondo tempo. Zinedine Zidane mette il suo marchio anche su questa partita, si stavano complicando le cose per la Juventus, lancio per Zidane, si inserisce benissimo, evita Taibi, finta che manda a sedere il portiere, lancio di Deschamps, grande controllo di Zidane, splendida la finta in corsa, pallone calamitato al piede, dà un'occhiata anche al guardalinee, la sua posizione è regolare, la Juventus va in vantaggio, 5° minuto e mezzo della ripresa, Zinedine Zidane appena entrato e si è visto subito che i cambi voluti da Lippi, allenatore che ha uno splendido controllo della sua squadra, una visione molto attenta della gara, inserimenti di Amoruso e Zidane hanno improvvisamente cambiato la partita, senza nulla togliere poi la partita di Boxic e soprattutto di Del Piero nel primo tempo, illuminante il passaggio di Deschamps, grande lottatore ma poi giocatore che quando viene chiamato a giocare di fino riesce sempre ad offrire la giocata giusta, il pallone importante, così come è stato per il colazionale Zidane. Per Zidane il 5° gol in campionato, il primo qui al Delle Alpi contro l'Inter, ha sbloccato la sua stagione, questo è un gol, questo qui alla Piacenza che vale tanto oro quanto pesa. Fuori gioco, posizione irregolare di Pasquale Luiso, lui si è battuto nel primo tempo molto solo. Scaldano i tifosi della Juve sugli spalti mentre la pioggia continua a battere con intensità. Non ha potuto far nulla. Bravo Max Taibi. Anche senza considerare le sue prodezze sui calci di rigore, è stata l'ennesima stagione positiva, l'ultima con la maglia del Piacenza. Prima di quello che ormai è un passaggio certo al Milan. Delli Carri, ora reattiva la Juventus con Dimas e lui a toccare la rimessa, allora sarà dal fondo,
a presidiare naturalmente la fascia sinistra d'attacco della Juve, di Francesco, che nel primo tempo si era occupato stabilmente di Del Piero. Ribi scambia con Lucci, Conte rischia e finisce il Piacenza col perdere il possesso del pallone. Di Livio lo allarga per Porrini. Pallone a seguire, Vieri, il controllo ed è il gol. Cristian Vieri, ancora lui a segno, immobile Taibi, traiettoria beffarda quella di Vieri, buono il controllo, maligno la traiettoria, lancio di Porrini, questa volta è abbastanza solo perché manca l'intervento Conte. Vieri batte al volo, prende il pallone d'esterno destro e la sfera assume una traiettoria decisamente imprevedibile, sicuramente imprendibile per Max Taibi, ed è il raddoppio, forse il sigillo su questa partita da parte della Juventus, quando non siamo ancora giunti al decimo minuto del secondo tempo. Zidane, Vieri, 1-2 terribile da KO per il Piacenza. Vedete che svirgola il pallone Vieri, però la mette dove non può arrivare, soprattutto dove non si attende che possa andare a finire il pallone Taibi, ed è il 2-0 per la Juventus. Adesso Giuliano, ha anticipato Luiso, altro cross sempre per Luiso, palla in area, Valtolena, ed è il gol di Luiso, destro il Toro, Pasquale Luiso non ha perdonato, lui grande opportunista d'area di rigore, era andato lui a saltare di testa sul cross di Tramezzani, si è intromesso nell'azione Valtolina, ha tenuto vivo il pallone, un po' distratta la difesa della Juventus. Vedete Valtolina che tocca, disorienta un paio di giocatori della Juve, di potenza e anche di precisione Luiso, questa volta taglia fuori Peruzzi, riapre la partita, molte emozioni in questo secondo tempo e siamo 2-1 per la Juventus che va in avanti. Viene fermato però Amoruso, allontana Taibi proprio sui piedi di Zidane. Jugovic, contratto il suo cross, Nellicarri, Luiso, lascia Di Francesco a Valtolina, su all'apertura Tacchinardi, allontana Zidane, lascia lì il pallone per Deschamps, evita un avversario, non si avvede però del recupero di Di Francesco. Valtolina evita Dimash, chiude il triangolo, prova la grande conclusione Peruzzi di pugno e poi in due tempi fa su il pallone. Ottimo Piacenza, grande personalità della squadra di Mutti, non si fida giustamente del pallone viscido Tyson Peruzzi dalla parte opposta, pallone scodellato ancora per Vieri, controllo di sinistro, si allarga troppo però, cerca il cross, vince il rimpallo Jugovic, arriva Dimash, ottima la sua partita, minuti sono 12 ora nel secondo tempo, Juventus 2 Piacenza 1. Dimash si libera per il cross e lo effettua ad esterno sinistro, c'è la deviazione di Valotti, raccoglie senza problemi Taibi, primo piano per Valotti, è iniziato come ala la sua carriera nell'Atalanta, è stato spostato tornante nel Parma da Arrigo Sacchi, poi addirittura ha impostato regista nel Vicenza che allora aveva in panchina Ulivieri. Mutti lo ha a disposizione per la seconda volta nel corso della carriera di Valotti, i due si erano ritrovati già al Bentegodi quando difendevano la maglia del Verona. Altro fallo, mentre intanto le condizioni del campo ovviamente peggiorano, guardate la situazione che c'è in questo momento, mentre Conte si sta preparando, altro inserimento possibile per l'attento Lippi, scivola il pallone dal controllo di Di Francesco, Dimash per Giuliano, evita il pressing di Luiso,
che ha segnato nell'occasione il suo gol numero 12 in questo campionato. Porrini batte lungo dal suo cross, c'è stato poi il gol di Vieri che sembrava aver definitivamente archiviato l'incontro, invece la Juventus dovrà ancora soffrire contro il Piacenza di quest'uomo qui, Bortolo Mutti, ex attaccante, iniziato nell'89 la sua carriera di tecnico con il Palazzolo, poi il Leffe con cui ha conosciuto la promozione in C1 la stagione 91-92, quindi Verona, Cosenza, Piacenza, ovunque è andato, sempre fatto molto bene. Si fa sentire, torna a farsi sentire anche il pubblico. Capisce che questo è un momento decisivo di questa partita, fondamentale per il campionato. Dimas pressato da Baltolina. Deschamps a Chinardi. Zidane lascia correre il pallone per Jugovic. Lo affronta Di Francesco, va in slalom Jugovic, suo il cross lungo, Taibi si salva in calcio d'angolo sul colpo di testa di Nica Moruso, ottimo riflesso, Taibi stava stringendo verso il primo palo con la mano di richiamo, ha messo il pallone in corner, vedete che alza sulla trasversale, lui stava stringendo verso il palo lui più vicino, dove era appostato Amoruso che aveva invece cercato un controtempo. Altro corner per la Juve, battuta a rientrare, metto fuori Dellicarri, ci sono solo giocatori della Juventus però nella zona del pallone. Porrini, altro centro, Dimas, ho stagliato il suo Giuliano, la prima di testa, non riesce a coordinarsi poi per girare nuovamente verso il centro dell'area. Sta correndo tantissimo Marco Giuliano, pronto alle chiusure ma poi anche a proporsi in avanti, sempre in occasione dei calci piazzati. Pressa la Juventus, allora allarga verso destra al raggio del gioco il Piacenza con Di Francesco. Baltolina, Scienza attaccato, Tramezzani in avanti verso Luiso, controllato proprio da Giuliano che si sta toccando una mano. Durante il quarto d'ora, adesso sta scoccando anche il 16° della ripresa, tutta un'altra partita rispetto al primo tempo. Juventus 2, Piacenza 1, gol ed emozioni, ma soprattutto un gioco più convinto da parte di entrambe le squadre, mentre continua a diluviare su Torino. Ieri Zidane si libera della morsa di un paio di avversari, Jugovic, Zidane si è allargato, allora lui va a rilevarne la posizione al centro, è scivolata, commette fallo Di Francesco, batte rapidamente la Juventus la punizione, ancora a beneficio di Zidane, cerca spazio, vanno in raddoppio, Deschamps costretto dai giocatori del Piacenza andare verso l'esterno, allarga un braccio, commette fallo, la punizione per la squadra di Mutti. Buon lavoro Balotti, vede che si frappone a Deschamps che con un braccio lo tira giù, continua a scaldarsi intanto Antonio Conte, continuano a scaldarsi tutti i componenti della panchina del Piacenza. Ricordo, a disposizione ci sono oltre a Marconzi, secondo portiere, Polonia, Lucarelli, Pin, Cozzi, Piovani e Tentoni. Porrini, Di Livio, gira palla poi la Juventus che insiste ancora molto sulla fascia sinistra, Jugovic, va Dimas in sovrapposizione, ferma tutti Di Francesco, Lucci con lunga Scienza, Baltolina prende in velocità Tacchinardi, lo affronta poi addirittura Di Livio, Francesco, pallone che era indirizzato nella sua intenzione a Baltolina, è stato però anticipato. Deschamps, Zidane punta subito verso l'area,
ha rallentato Balotti, allora ancora il piede del franco algerino, si libera della pressione, va al cross impreciso, però ancora un ottimo spunto di Zinedine Zidane. Questa gara è la conferma. È un allenatore, spesso si dice incida il 5, il 10%, il 20% massimo, qualcuno sostiene nulla, e invece allenatori bravi come Marcello Lippi, ce ne sono tanti altri poi nel nostro campionato, incidono anche molto in percentuali maggiori, e lo si è visto proprio qui. Lippi ha cercato all'inizio della gara una soluzione forse anche ardita di schierare Boxic, Bieri e Del Piero contemporaneamente con una difesa inventata per le assenze di Torricelli, di Pessotto, di Ferrara, di Montero soprattutto. Attenzione però, intanto la Juve ancora in avanti, si aiuta forse anche con un braccio il rimorchio di Deschamps, che è arrivato da dietro, ha provato di piatto destro il francese, adesso rientra rapidamente Didier Deschamps. Che occasione per la Juve, ieri si era aiutato anche con un braccio, l'arbitro ha lasciato correre piatto destro di Deschamps, ha cercato di piazzare il pallone, non c'è riuscito, Di Livio, altro cross, sempre nel mucchio, Amoruso, il controllo nel traffico, ancora Amoruso, cerca spazio, ha provato il sinistro, fuori bersaglio, Nica Amoruso, preziosa, e giova a sottolinearlo ancora una volta, la prestazione di Jugovic. Sta giocando ovunque, punto di riferimento costante sulla fascia sinistra, ma poi si accentra, va in area, e lui prima di inserirsi. Grande partita, dicevo, di Lippi, che adesso giustamente il pubblico sta osannando, soprattutto nella curva Scirea. Lippi che ha visto bene che la squadra, con minor copertura a centrocampo, con una difesa che non ha gli automatismi giusti, ancora la Juventus però nell'area piccola, va vicino con Amoruso al terzo gol, ha deciso di cambiare, è tornato subito all'antico, dentro Zidane e Amoruso, è proprio in Amoruso che qui in scivolata di piatto destro fallisce una buona occasione, ma è lui, nonostante abbia ancora trovato la soddisfazione del gol in pochi minuti, cioè 21 quelli che sono passati dall'inizio del secondo tempo, l'uomo che ha avuto il maggior numero di occasioni sia tentate che create anche per i compagni nel reparto offensivo. Tocco corto di Scienza di Francesco, non accenna a rallentare l'intensità della pioggia, altro ottimo controllo di Amoruso, cacciata indietro però la Juventus, Dimas, Zidane, Deschamps, Porrini chiamato in avanti da Di Livio, alza il pressing il Piacenza, cambia lato allora la Juve, Dimas seguito da Valtolini, inesauribile, Jugovic trova lo spunto personale, chiede troppo anche a se stesso, aveva forse commesso anche fallo, di quello si sta lamentando Di Francesco. Prestazione stupenda dell'ex giocatore della Cervena Zvezda e della Sampdoria. Balotti, Tramezzani, che guadagna la rimessa laterale, soprattutto rallenta un po' quella che è la pressione dei bianconeri. Peruzzi, impresa, sta reggendo abbastanza bene il campo, quello che sta diventando sempre più nubifragio. Ottimo ancora l'anticipo di Amoruso, con il secondo sforzo lo rallenta Dellicarri, il cross per Bieri troppo lungo,
e scivola direttamente in palo laterale. Applausi scroscianti del pubblico per una Juventus finalmente bella, finalmente reattiva, già dimenticata la brutta copia del primo tempo. Lancio di Dellicarri, anticipo di Giuliano, pallone che resta in possesso del Piacenza. C'è una spinta di Valtolina, il boato che forse avrete sentito dagli effetti del pubblico. Il secondo gol subito dal Torino, almeno annunciato dal tabellone luminoso. Secondo gol del Castel di Sangro. Pronto Valtolina, grande mucchio in area. Pallone leggermente lungo, in due tempi la Juventus lo allontana dalla sua area di rigore. Pronto Tramezzani con le mani. Oltre all'Inter anche Venezia e Cesena, nel suo passato tra l'altro, proprio la sua cessione ha creato qualche problema e più di un problema a Tardelli ai tempi con i tifosi bianconeri. Stiamo per entrare, lo vedete anche dalla sovraimpressione, negli ultimi 20 minuti di gioco. Sempre in vantaggio meritatamente la Juventus per 2-1, ma deve fare attenzione ad un ottimo Piacenza, riconquista il pallone e riparte. Punto però di Livio, ora Jugovic, solita coppia in avanti, la coppia verde, la coppia giovane della Juventus. Deschamps, Di Livio parte dal centro, poi si riallarga. Deschamps pasticcia questa volta Zidane, è pronto a rimediare Bieri. Zidane attaccato, ottima la triangolazione della Juventus. Zidane per Dimash, su il cross lungo di un soffio per Amoruso e poi il fallo. L'ho commesso Tramezzani su Di Livio. C'è un cambio, intanto esce Valotti, forse doppio cambio, entra Polonia al posto di Valotti. Sostituisce il numero 17 Valotti, entra però anche Tentoni che è un attaccante. Vedremo al posto di chi, di Moretti, che è l'uomo che ha faticato un po' di più soprattutto in questo secondo tempo a trovare la posizione, anche perché è stato spesso costretto a ripiegare all'indietro. Escono quindi Valotti e Moretti dentro Polonia che è un difensore e Tentoni che è un attaccante. Qui l'arbitro fa riprendere il gioco ma in maniera irregolare perché non avevano ancora effettuato la sostituzione i giocatori del Piacenza. Entra Tentoni e si dovrà ribattere giustamente il calcio di punizione. Tentoni ha vissuto una grande avventura con la maglia della Cremonese, quest'anno soltanto un gol, invece di quella del Piacenza. Qui è entrato Valtolina, Tentoni a dare una mano in avanti a Luiso, Piacenza che deve tentare tutto per recuperare. Altro calcio di punizione però per la Juventus, e c'è un boato adesso, potrebbe aver assegnato il Milan. Intanto il Piacenza allontana il pallone dalla sua area di rigore. Il pubblico attende la segnalazione del tabellone luminoso e infatti Demetrio Albertini è andato a pareggiare il gol di Enrico Chiesa. Juventus in avanti, prova Taibi, controlla impresa la conclusione di Bobo Vieri. Centro di Amoruso, controllo elegante, sinistro al volo, potente, di quello che i tifosi della Juventus si augurano, anzi il prossimo attaccante dell'Atletico Madrid. Cambia tutto adesso, il discorso scudetto, la Juventus stava pareggiando per 0-0 alla fine del primo tempo con il Parma che vinceva sul Milan.
tornata in campo trasformata la squadra bianconera. Adesso in vantaggio, è stato per 2-0, adesso siamo sul 2-1, ma soprattutto il gol di Albertini frena le ambizioni del Parma, ma ci sono ancora molti minuti a disposizione per tutti in questo turno infrasettimanale. I minuti sono 28, ormai quasi 29. Colpo di testa di Giuliano. Si fa però rubare il pallone Jugovic. Deve cercare l'assalto, il Piacenza, il tutto per tutto. Luiso, cercato probabilmente un lancio per Tentoni. Pallone direttamente però tra le braccia di Peruzzi. Taibi, che prima ha rischiato anche sul tiro di Vieri, un tiro difficile a pelo d'erba con terreno e pallone molto, molto bagnati. Ha rischiato con ottimo successo anche la presa. C'è effettuato la rimessa del Piacenza che però perde il controllo del pallone. Amoruso ha toccato all'indietro. Vieri. Ora si è spostato su di lui Conte, prova a prenderlo in velocità Vieri, Conte lo ferma con l'aiuto di Lucci, di Francesco. Armato Polonia, è stato inserito in una posizione per lui abbastanza inusuale, molto avanzato rispetto alla difesa, sta facendo da Angelo Custode, marcatura rigidamente a uomo su Zidane. Giuliano, la mezz'ora, punteggio sempre di 2-1 a favore della Juventus. Non dimentichiamo, colpito anche due volte la traversa nel primo tempo con Deschamps e con Giuliano. Pallone che filtra per Jugovic, due uomini al centro, parte il cross, la spenta e danni di Deschamps che si lamenta, ma è già intervenuto Cesari che arriva da dietro e lo sposta a Tentoni, va proprio sull'avversario, non guarda neanche il pallone. ...58 presenze in nazionale indica la nostra grafica. Bisogna aggiungere una decina perché risultano 68 con 4 gol realizzati. Potrebbe essere probabilmente Jugovic a battere questo calcio di punizione, rincorsa lunga la sua, si allontana anche Di Livio, prova il gran destro ed è il gol, il 3-1. Urla la sua gioia Jugovic. Festeggiare con i compagni, lunga rincorsa, gran botta, c'è stata forse anche una deviazione, sfiora comunque Taibi con il piede, non riesce però a deviare, c'è probabilmente una deviazione sul tiro di Jugovic, comunque il gol va attribuito a Jugovic, lo merita sia per l'esecuzione di questo calcio di punizione che per tutta la partita disputata. E adesso la Juventus mette al caldo il risultato e ce n'è veramente bisogno stasera. Pronto ad entrare anche Antonio Conte. Juventus 3, Piacenza 1. Onore e merito comunque al Piacenza che sta giocando, perché poi la partita non è assolutamente finita. Un'ottima gara, Giuliano pressato da Luiso, allontana Jugovic al volo, Dimash, inserimento di Deschamps che poi cercava di allargare, ora Lucci,
Francesco. Vitallucci riesce a uscire dalla sua metà campo il Piacenza, lo fa ora con Valtolini, attaccato da Scienza, si allarga Tentoni, anche Luiso che però è in fuorigioco e allora costringe Valtolini a tenere il possesso del pallone, reclama un fallo che Cesari non concede, riparte la Juve con Giuliano. Amoruso bravissimo, fondamentale. Jugovic, altro numero di ieri, va verso l'esterno il suo cross, nessuno riesce ad intervenire, non c'è stata neanche deviazione e quindi la rimessa sarà per il Piacenza, mentre esce Porrini ed entra Conte. Sergio Porrini con il numero 8, Antonio Conte. Boato per l'ingresso in campo di Conte, quasi pari a quello dell'annuncio del gol del Milan al Tardini. Ha bisogno di ritrovare minuti importanti dopo l'incidente, dopo l'infortunio, dopo la lunga operazione. Conte quindi avrà a disposizione poco più di 10 da qui alla fine della gara. Esce Taibi intanto. Esce Taibi ed entra Marcon. E al suo debutto in Serie A, Sergio Marcon, nato a Cormons, provincia di Gorizia. A novembre compirà 27 anni. Vivaio della Sampdoria, poi due anni in C2 con il Teramo, promozione dalla C1 alla B con l'Andria, tornato in C1 con il Siracusa, solo per un anno da titolare, poi un'altalena tra Andria e Udinese, Udinese in Serie B con 4 presenze, lo scorso anno 32 partite con la maglia dell'Andria, quest'anno difende i pali. Debutto importante al Delle Alpi contro la Juventus, questi ultimi 10 minuti, anche meno, da qui alla fine della gara. Dimas, Djokovic, Zidane, ora per Djokovic, Deschamps, si allarga Vieri, si propone anche Di Livio. Ora Di Livio, Conte controllato senza problemi da Scienza. Ora Di Francesco che ha giocato un numero incredibile di pallone. A fermare un passaggio diretto a Tentoni. Vieri sta imperversando in tutte le zone d'attacco. Deschamps e poi si va all'indietro. Dimash, Illicarri evita proprio l'intervento scivolata del portoghese. Lucci ha cercato l'uscita un po' disinvolta dalla sua tre quarti, costretto a toccare indietro per Marcon. Si affida ancora al suo capitano. Di Livio sceglie di tener palla la Juventus. Col perderla però Conte sta per recuperarla, lo fa Zidane ma solo per un attimo. Di Francesco, Valtolina, lancio in profondità, Peruzzi,
accompagna verso l'esterno Luiso, si mette al centro per Tentoni, non riesce a girarsi, poi commette fallo. Subito la spinta Alessio Tacchinardi, che poi rimprovera i compagni perché hanno lasciato un'opportunità ancora al Piacenza. Il lancio di Valtolina, Peruzzi ha accompagnato verso l'esterno del campo costringendolo ad allargarsi. Luiso, che non ha trovato il tempo per la battuta, poi non c'è riuscito neanche Tentoni. Jugovic, poco non si inserisce Valtolina. Dimash, Dellicarri, ringhia l'avversario, commette fallo, era Moruso, si rialza la posizione già battuta dalla Juve. Solito Deschamps, grande presenza del francese a centrocampo, lui che bilancia, che da tutti i ritmi, i tempi, la formazione bianconera. Adesso deve guardarsi dal Piacenza, chiamava palla un liberissimo Luiso, che Mutti ha spostato dalla parte sinistra facendo fare il perno centrale dell'attacco a Tentoni. Si vede in avanti Conte, che ha scambiato posizione con Di Livio. Zidane, le sue pinte in area, però è stato bravo Polonia a non cedere un millimetro. Stiamo entrando adesso negli ultimi 5 minuti della gara, punteggio sempre di 3-1 per la Juventus. Jugovic sul calcio di punizione ha messo al sicuro il risultato. Dopo i gol di Zidane e Vieri e quello di Luiso, della Speranza, il 12° gol stagionale per Pasquale Luiso. Mentre l'arbitro adesso va a parlottare con Valtolina, che si sta allacciando in campo gli scarpini. Sei a posto, gli ha chiesto Cesari. Zidane, Jugovic, ormai a meno di clamorose sorprese la gara non dovrebbe più offrire spunti particolari, ma ne abbiamo avuti tantissimi in questa sfida, a partire dall'inizio di una Juventus un po' contratta, una Juventus che non è mai riuscita a esprimere il suo gioco, una Juve che, e questa era la grande novità della vigilia, ha schierato il tridente rischiando Vieri, Boxic e Del Piero contemporaneamente. Buono tutto sommato il recupero di Del Piero, un po' meno la prestazione di Alen Boxic. La Juventus che ha convinto poco, però nel primo tempo ha colto sì due volte la traversa, ma non ha mai convinto a pieno, e infatti Lippi è tornato subito all'antico. I bianconeri si sono ripresentati in campo con il 4-4-2 più classico, Jugovic riportato dal centro alla parte sinistra del centrocampo. Qui prova ancora una conclusione la Juventus, di rimpalli da biliardo, alla fine il pallone viene raccolto da Di Livio. Zidane molto attivo proprio all'inizio della ripresa, appena entrato, spostato al centro del campo, Amoruso in avanti, squadra più bilanciata. Questo doveva anche essere un esperimento in vista degli impegni più importanti, quello con il Parma, ma visti i risultati che stanno arrivando anche dal Tardini, il grande appuntamento, fermo restando che la Juventus il titolo deve ancora vincerlo, ma attenzione ancora una volta la Juve, Marcon esce, la porta è vuota ed è il gol numero 4, quello di Babbo Vieri, che firma anche la sua doppietta. Una grande partita per lui, un straordinario secondo tempo da parte della Juventus, gran bel gol, con grande stile, grande presenza, grande scatto, potenza e grandi fondamentali. Una stupenda rivelazione di questa stagione. Cristian Vieri vede l'uscita del portiere, lo evita abbastanza agevolmente, altrettanto agevolmente mette nella porta sguarnita, evita anche
il tentativo estremo in scivolata di Lucci e va a festeggiare la sua doppietta. Se il primo gol, peraltro spettacolare, era stato anche aiutato da un pizzico di fortuna nel modo in cui il pallone era stato colpito, questo qui è un gol estremamente voluto quando ormai siamo quasi allo scadere. Quarto gol della Juventus. Quanto il primo tempo era stato sottotono, tanto nella ripresa la Juventus ha offerto una prestazione da Juve, dalla squadra che è, cioè il team assolutamente più forte, più attrezzato, più preparato che c'è in questo momento al mondo. Ha detto Umberto Agnelli, questo centenario sarà una cosa da ricordare, e sarà veramente un anno da ricordare per la Juventus, scongiuri a parte. È una squadra che si sta avvicinando al grande slam, un passo importante, l'ha fatto questa sera con la vittoria sul Piacenza, questo sonante 4-1, questo splendido secondo tempo, aiuta per il momento anche il risultato che naturalmente non è finale, quello di Parma, in vista della sfida, del confronto di domenica prossima, e naturalmente tutti i nostri abbonati di Telecalcio potranno seguire. Ma adesso diventa l'obiettivo da porre nel mirino, nel primo piano, quello del Borussia Dortmund, la finale di Coppa dei Campioni, il programma Monaco di Baviera contro la squadra di Hitzfeld, una squadra che gioca a memoria. 2 minuti di recupero, facendo il quarto uomo Dimash chiede la triangolazione, cross nel mucchio di Jugovic, veramente arduo scegliere l'MVP di questo incontro, il miglior giocatore. I giocatori della Juventus che hanno giocato un grande secondo tempo ce ne sono tantissimi, da Vieri che ha firmato una doppietta, Jugovic straordinario, a Amoruso e Zidane che hanno dato il loro grande contributo appena entrati, il solito Deschamps tra questa rosa. Non è facile scegliere un nome. Già scoccato il 90esimo, stiamo entrando nell'ultimo minuto di recupero annunciato, cioè il secondo. Dimash in avanti, Jugovic li mette nel mucchio, Giuliano, bravo anche lui, la difesa che era un po' il reparto che poteva dare qualche preoccupazione viste le assenze contemporanee di Ferrara e Montero, poi anche quelle ormai scontate, soprattutto di Torricelli, anche quella di Pessotto, ormai ha un vasto parco uomini tra cui scegliere, tutti ben rodati anche nel reparto difensivo. Giuliano, Tacchinardi stanno giocando con il piglio dei titolari, dimostrano di valere una maglia da titolare della Juventus. Ancora in avanti Marcon, si accartoccia, ha provato addirittura a festeggiare una tripletta ieri, questa volta non è stato fortunato. Sarà importante per il Piacenza mantenere questo assetto, questa concentrazione, e naturalmente dare qualcosa in più domenica nella sfida spareggio con il Cagliari. Intanto è festa grande al delle Alpi, perché la Juventus ha trionfato in un straordinario secondo tempo contro il Piacenza, vincendo alla fine grazie anche agli spostamenti di quest'uomo che stiamo accompagnando, l'abbiamo fatto prima con le nostre telecamere di spogliatoio, cioè Marcello Lippi, ha letto perfettamente quello che era il risultato del primo tempo, non tanto lo 0-0 quanto il gioco espresso dalla sua Juventus, che ha dilagato con i correttivi apportati nella ripresa. 2 gol di Vieri, è un po' la bandiera di questa Juve, anche se il titolo di MVP in questo caso io lo darei a Deschamps, che veramente ha lavorato per 90 minuti in maniera incredibile. Va a raccogliere l'applauso, l'ovazione e soprattutto il coro di vinceremo il tricolore. La Juventus va verso la curva Scirea e il tricolore questa sera è sempre più vicino in casa bianconera. Un'altra partita importante, un'altra tappa importante, era cominciata con qualche difficoltà, è finita in gloria. Il gol di Zidane, la doppietta di Vieri, il gol di Jugovic,
c'è stato anche il gol della speranza di un Piacenza che lo ha realizzato con Luiso, una buona prestazione del Piacenza, anche se alla fine ha dovuto inchinarsi a una grandissima Juventus, soprattutto per gli ultimi 45 minuti di gioco. È tutto, concludiamo qui il collegamento con il Delle Alpi, non prima naturalmente di aver rivisto i gol. Qui vediamo intanto la scheda riassuntiva, i gol che vi dicevo.